abbiamo annunciato, parlato, atteso, e il fatidico momento è arrivato. I due cellos, la magia del Parco Archeologico Scolagium di Roccelletta di Borgia, grazie alla Fondazione Armonie d'Arte Festival. Certamente, è proprio così. Quando grandi artisti mettono insieme l'arte, la comunicatività, la loro energia in un luogo della grande storia, allora c'è un dialogo simbolico tra il passato e il presente. È bellissimo, ci sembra di stare al mondo meglio e con qualche ragione in più. Questi grandi eventi hanno da soli, la dicono lunga sulla qualità anche dell'organizzazione, che certo deve essere assolutamente solida, però è anche vero che abbiamo bisogno del pubblico che comprenda che un parco archeologico in un luogo certamente che non ha uno posteggi come potrebbero avere uno stadio, è ovvio che bisogna arrivare prima, è ovvio che questo è un posto dove bisogna avvicinarsi con molta delicatezza, non si può pensare di arrivare come se stesse andando a un palazzetto dello sport. Al concerto, quando uno dei due violoncellisti ovviamente ha ringraziato, no, quanti sono presenti, dicendo grazie Italia. Il concerto è unico nel sud Italia, però c'è quel riconoscimento, ecco, noi non siamo abituati ad essere considerati tanto Italia. È molto bello questo, perché vuol dire che la Calabria non ha più quello stereotipo del sud che non funziona. No, la Calabria sta costruendo una nuova storia e questo è un pezzetto di questa nuova storia.